Allo stilista potentino Michele Miglioni con il premio Basileo 2016, riconoscimento che il Leo Club conferisce a chi si distingue a livello nazionale e internazionale, senza dimenticare la regione d'origine. Deborah Verde. C'è sempre un po' di Basilicata nelle creazioni di Michele Miglionico. Lo stilista potentino, ormai famoso a livello internazionale, prende spunto dalla sua terra quando disegna le collezioni. E proprio per questo si è aggiudicato il premio Basileo 2016, riconoscimento che Leo Club, l'associazione giovanile del Lions Club di Potenza, conferisce a chi, dedicandosi all'arte e alla cultura, riesce a distinguersi a livello nazionale e internazionale senza dimenticare la regione d'origine. Beh, grande soddisfazione, grande gioia, ma per me poi è una doppia soddisfazione, perché il premio mi viene dato nella città dove io ho vissuto la mia fanciullezza e dove vivono i miei genitori, quindi è una gioia per me, ma è anche una gioia per loro e sono felice. Lo stilista inizia la sua carriera nel 1989 proprio a Potenza, dove apre il suo primo atelier dopo aver imparato molto dal padre, sarto affermato a Milano. Nel 2000 il salto, l'esordio a Roma alla settimana dell'alta moda. 2 anni dopo inaugura il primo atelier nella capitale. Da qui il successo, inizia a vestire attrici e donne del mondo dello spettacolo. Ma Miglionico non ha mai dimenticato la Basilicata. Nel 2015 presenta una collezione dedicata alle Madonne Lucane, che trae ispirazione dai costumi del Settecento e che verrà ripresa dallo stilista per realizzare la prossima collezione.